Castaldo, sento lei, naturalmente la Santanchè non è d'accordo, lo vedo già, però poi devo andare anche da Rocca. No, no, no. Posso? Sì, Castaldo. No, guardi, sicuri allora, se non posso primis, essere d'accordo, io sono ovviamente, italiano. Dovevo parlare io. Sì, Castaldo. Dicevo, ovviamente la partita non è conclusa, perché questa sarà la proposta della Commissione, ma poi bisognerà vincere la battaglia in Consiglio, ecco perché negoziare seriamente, stare ai tavoli, paga sempre. Si sta andando nella direzione non esplicata e soprattutto si metterà il principio che si andrà a dare maggiori aiuti e maggior sostegno ai paesi più colpiti, che era proprio una delle proposte che noi come Movimento 5 Stelle avevamo avanzato in questi mesi. Detto questo, però, c'è da fare una puntualizzazione molto importante su quello che è stato detto prima. Attenzione, non è il governo che fa terrorismo mediatico e psicologico, non diciamo fandonie. È stato detto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già in aprile, dal Koch Institute, che non è un istituto italiano ma tedesco, molto prestigioso, che è una delle autorità massime della materia, che il rischio seconda andata è concreto. E quando si vedono scene come quella della Covid, così qualcuno l'ha ribattezzata in alcune nostre città, beh, consiglierei di fare qualche chiacchierata con gli anestesisti e con gli operatori sanitari del Nord Italia per farsi raccontare quello che sono state le settimane del picco dell'emergenza. Quindi si sta chiedendo a tutti di rispettare giustamente le regole per riaprire nella massima sicurezza possibile. E questo governo ha messo esenzione del saldo IRAP 2019 e dell'acconto 2020, abolizione della prima rata dell'IMU, intervento ovviamente questo per proprietari di alberghi e pensioni, credito d'imposta del 60% per gli affitti, stop alla tassa di occupazione del suolo pubblico fino al 31 ottobre per ristorazione e bar, più la proroga ulteriore della cassa integrazione per altre 9 settimane per le imprese turistiche. Quindi non diciamo che non è stato fatto nulla, certo vogliamo essere più ambiziosi e tutto passerà anche da questo grande piano d'aiuti europeo che finalmente sentiamo la Santanchè, così poi arrivo anche da Rocca, perché vi devo raccontare cosa sta facendo la Croce Rossa, che è importante.